Ciao, mi chiamo Godwin De Micoli della Infocom, sono qua l'ultimo giorno della fiera ISE. Abbiamo come ogni anno una fiera molto molto buona, abbiamo avuto molti visitatori sul nostro stand e abbiamo anche fatto iscrizioni nuove da tutto il mondo, naturalmente dall'Europa, però anche dagli stati arabi e poi anche da altri stati. Abbiamo avuto un programma anche di formazione, è andato abbastanza bene, e quest'anno però la fiera ha tolto un paio di gente che volevano partecipare, perché però non ho avuto il tempo perché la fiera è tanto grossa. Però un successo che ci abbiamo fatto è stato il numero di persone che hanno fatto il CTS, l'esame qua alla ISE, e quest'anno abbiamo avuto una quarantina di persone che hanno fatto la certificazione. Purtroppo non sono stati degli italiani, abbiamo norvegesi, abbiamo avuto degli Stati Uniti, dal Cipro, però purtroppo non ci sono persone dall'Italia. Noi proviamo di fare formazione insieme con un'associazione nell'Italia, di fare webinars con la SIEC. Il primo passo di fare la formazione è abbastanza per essere pronto per fare anche la CTS. Poi il numero di visitatori, noi non lo sappiamo il numero esatto, però pensiamo che sarebbe un anno record di visitatori, e io ho parlato anche con un paio di produttori, un paio di esibitori, e sono molto molto soddisfatti da tutto quanto l'organizzazione, il numero di visitatori, l'interesse, quella qualità, tutto quanto. Dalla nostra parte vogliamo fare un paio di pensieri come possiamo fare il programma della formazione, di farla più interessante, più accettabile anche per i nostri membri, per i visitatori. Noi abbiamo anche visto che i produttori e gli esibitori sulla fiera hanno fatto un aumento di corsi gratuiti sui prodotti nuovi, prodotti che hanno un po' bisogno di fare questi corsi, questa formazione.